Ciao ragazzi, buona domenica, benvenuti in questo video e oggi facciamo un paio di partite a 3 minuti più 2 secondi a mossa contro Michael che però non muove, quindi mi sa che annullerà la partita a breve. Ai ai ai, vabbè. Tra 5 secondi penso che la annullerò io, quindi 3, 2, 1. Niente. Ok, nuovo. Giochiamo contro Tezco, giocatore della Città del Vaticano. Quindi probabilmente è un cardinale oppure è direttamente il nostro buon papa. È lui forse. Ok, gioca sta siciliana un po' strana, questo Kvyakov Grand Prix con alfiere B5, cavallo E2, quindi queste varianti relativamente moderne che a me non piacciono. Quindi giochiamo in questo modo abbastanza naturale, niente di speciale è stato fatto qui. E sua santità, magari su B5 mangia e ci fa dare questo trucco qua. A5 adesso giocherà A4, tutte queste mosse del nero sul lato di donna. Non sono servite a nulla, non c'è niente da imparare da queste manovre. Tanto voglio giocare un po' mosse randomiche, tipo F5, alfiere B7, se mangia, mangio DG. E magari terrò il re sul lato di donna, che sembra il lato più sicuro. Ok, infatti F5. Dopo F5. Sto male, forse. Non ho neanche preso in considerazione l'idea di mangiarlo. L'intenzione è di giocare tipo alfiere D6, così e portare re da questa parte. E idea, voglia di fare una partita difensiva oggi, proprio meno del solito. Quindi donna C7, ne approfitto che attacco anche H2. Ecco, queste pre-move non ci volevano. Ora vediamo se deciderà di piazzare un pezzo in F4 oppure di giocare qualche mossa tipo G3 o H3. Secondo me alla fine giocherà G3 ed è una cosa che non mi dispiace neanche troppo perché adesso posso giocare alfiere B7 come avevo deciso di fare prima, alfiere B7, arrocco lungo e voglio attaccare io da questa parte. C'è un bel po' di ignoranza in quello che sto facendo, nel senso che non è il modo giusto di giocare, però lui mi sembra che sia stato abbastanza intortato da questa cosa. Vedete, anche alfiere H6 è una mossa che non ha troppo senso. Cioè, mi sta impedendo l'arrocco, però io non volevo arroccare di là. Aprire il gioco sul mio re. Ok, è una possibilità, però ci metterà un po' di tempo, secondo me. Nel frattempo, G per F, si aprono le diagonali, si aprono la colonna G. Quindi sono abbastanza contento qui. Chissà chi arriverà prima. Secondo me lui deve giocare per C3, prima o poi. Perché sennò cosa fa? Non ha un vero piano qui, oltre a quello. Ok, questa è una mossa che effettivamente mi sto pentendo di non aver mangiato in F5 prima. Ora posso mangiare DD, tanto difendo F7 di donna. Il problema è che giocare F5 qua sarà più difficile ora col pedone in E6 sotto. Magari, ok, intanto mi stabilizzo così con alfiere C5.
Stabilità non è proprio la parola che userei in questa situazione. Ok, magari mangio qua e mi apro questa colonna. Ah, torre C1, instant proprio. Mi dà la possibilità di mangiare così al volo. No, torre C1 è stato proprio... Ok, non so se sia un misclick direttamente, ma... Troppo aggressiva. C per B2 cosa fa? Torre C2 forse. Troppo aggressivo qua il bianco. Re B8, ora mi tolgo e posso, ok, iniziare a giocare. Ah, alfiere G6. Questa è la sua idea. Siamo seri? Siamo seri? Sai che io la torre gliela do? Ma cosa me ne frega della torre? Io vado a dargli matto qua. Sono completamente indeciso se giocare per difendermi o per attaccare. Ogni mossa cambia idea. Non è proprio un bel modo di fare. Però ok, qua H4 mi piace. Alfiere per H8, ok, ho perso una qualità, ma ho guadagnato tanto. Cavallo D4. Cavallo D4 è una di quelle mosse che spero che perda subito per vari motivi, ma alla fine non perderà. Qua anche donna B6 sembra fortissima. Tipo su donna B6 cosa fa? E gliel'abbiamo inchiodato. Su torre per C6 e alfiere per C6. E questo pedone comunque ancora deve mangiarmelo in tutto ciò. Arrivato in B2. E non è neanche in presa adesso. Quindi mi ha sacrificato lui la qualità. Io zitto zitto potrei anche giocare per tenermi lui. Così. Parkour. Okay, ma qual è la sua prossima mossa? Cavallo per C6? È tutto quello che ha ottenuto da questa posizione? Io gioco H4. Just for fun. Ok, cavallo per C... Ah, torre per F7. Ok, però vediamo chi arriva prima qui. H per... Poco tempo. Torre H7, sembra ok. Ora minaccio torre per G7, forse a volte. Secondo me cavallo per C6 è una mossa che farà prima o poi. Alfiere per E6. Quindi su questa lui dice che mangia intermedia. Ok, ma secondo me non basta. Perché su torre per G7 mangio il cavallo, no? Non mi sto perdendo niente. E se avesse mangiato qua intermedia, alla fine avrei giocato torre donna C1 e andavo a donna. Quindi... anche in quel caso andava bene. Dopo donna per D4, lui giustamente abbandona perché ha un pezzo in meno e zero iniziativa per compensare. Quindi buona la prima. E adesso giochiamo contro ultima, giustamente, perché... a fagiolo. Ultima 67, giocatore francese che però non ha giocato la francese, come se tutti i giocatori italiani giocassero l'italiana. E giochiamo un'altra siciliana aperta. Questa volta voglio giocare veloce, perché vedo che lui è già abbastanza lento, sta già pensando a che variante usare. Questo è matto. Giocherò la mia Alapin qua. Io facciamo pensare un po'. Ok, su C3 in realtà cavallo F6 è troppo buona. Quindi... Niente Alapin per oggi. Siciliana aperta. Quindi la Nydorf. E giochiamo la nostra variante sulla Nydorf. Quindi alfiere G5 ormai è... La mia variante principale contro la Nydorf. Donna E2. Mossa abbastanza rara. Su donna E2 è già finita la mia teoria.
Qua giocherò a rocco, difendiamo il cavallo. Donna b6, cavallo b3. Procediamo con la difesa. Qua... a 5 mi darebbe la casa b5, quindi non può attaccarmi troppo velocemente qua. Cavallo b3. Poi ho anche questa mossa in più. Sviluppiamo l'alfiere in fianchetto, come da prassi. Dopo g4, tra l'altro... Ah, bello, bello, bella idea. Alfiere 3, g5. Questo è quello che voglio fare. Perché il cavallo non ha case buone, no? Deve tornare in e8, in g8. Però la posizione del bianco qua è fantastica, no? Più spazio sul lato di re. È vero che non ha il re là, però... Gli alfieri puntano dalla parte giusta. Andiamo a prenderlo anche sul lato di donna tra un po'. Sembra che il bianco abbia più pezzi in questa posizione. Cavallo b3, re b1. Qua voglio su cavallo per b3. Giocare c per b3. Ok, ma lui gioca cavallo c4, giustamente. Sono un imbecille. Alfiere g1. Quindi magari potrò crearmi questa... batteria più avanti. E la torre magari la coinvolgerò in questo modo. Non sembra male. Qua ho più centro. Sono in vantaggio da entrambi, da tutti e tre i lati della scacchiera. Penso di essere in vantaggio. Cavallo in c4 è l'unico pezzo che gli invidio. Però può essere cacciato anche da mosse ignorantissime come torre d4, alfiere c8, ma qui non va bene sta posizione. Torre d4, ignoranza. Tra l'altro non so neanche bene cosa avrebbe fatto su donna f2, non ci ho neanche pensato. b5, facciamo a 4. Oh, vedete, 2 minuti e 8 contro 1 minuto e 17, quindi bellissimo. Dovrei stare più spesso in questa condizione di tempo. Tra l'altro la posizione è un disastro per lui. Crolla tutto. Cavallo c4 è più un problema che non un punto di forza per la sua posizione ora. Potrebbe giocare cavallo a3, inventarsi qualche mossa strana. Però non andrà mai bene. Quindi alfiere d7. Probabilmente unica qui. Ed è il momento di cercare qualche sacrificio. Tipo e5. Per aprire sti alfieri e farli giocare come Dio comanda. Per rimanere in tema con l'avversario di prima. Ok, però lui reazioni centrali non ne ha, cioè non è realistico che possa spingere questi pedoni, quindi posso prendermela anche con calma, giocare h4, torre h3, vedete alfiere e 7 ha giocato, quindi torre h3, questa è una mossa che sarà utile più avanti, b5 cavallo d5. Quindi è vero che 5 mi attacca due torri, ed effettivamente non me ne ero accorto, però cavallo d5 sembra troppo buona per non essere vincente. Probabilmente dal punto di vista pratico e5 è la mossa da fare, però poco credibile qua il nero in tutte le sue forme. Ok, ora e5 la gioco un po' a sentimento. Perché dopo di 5 arriverà un sacrificio qua sopra. Che gli farà crollare tutto. Prima giochiamo torre di 3. Prepariamo brutte cose. Magari donna f3 o donna f2. Andiamo a prenderlo. Tra l'altro lui ha finito il tempo. Può mangiare qua adesso. Mi ero dimenticato anche di questa roba. Ai ai ai. Ok.
cavallo C1. Cavallo C1. Cavallo intrigava e basta. Minaccia matto. Attenzione. Adesso mi prendo male perché ha iniziato a minacciare roba pure lui. Vediamo torre per C4. Ora non sta minacciando niente. Sacrifico anche il cavallo. Presa. Questo. Ah no, ancora meglio. Torre per D5. È per D5, alfiere per D5. Però torre C6. Ai. A torre C6. Ok, niente. Gioco così per fare un po' di bordello e sperare di essere più capace nel casino. Tanto è vero che ho una marea di pezzi in meno dopo questa variante, ma la posizione è davvero complicata. Lui sta giocando senza una torre, quindi per ora è una cosa che non si sente troppo. Torre C6. Torre C3 forse mi conviene. Per fare spazio anche al cavallo che non si sa mai. Torre C3, cavallo C7. Lui cerca di risistemarsi giustamente. Qua non benissimo. Anzi, malissimo. È tutto quello che aveva sognato lui da inizio partita. Dai, che la sfanghiamo, che c'ha pochissimo tempo anche lui. Verifichiamo un'altra qualità, va. Che le cose si sistemeranno da sole. Forse ho una mossa migliore di questa. Andiamo a minacciare il vuoto. 3 a 2. Parando questa minaccia. Alfiere 3. Ok, mi ero dimenticato di avere cavallo C6. Ora spero... Esatto, si è dimenticato anche lui. Cavallo C6. Re. No, non ho il tempo di vedere ste robe bene. Sono ancora sotto. Re B2, pariamo gli scacchi. Mettiamo re al sicuro. Cacco qua, abbandono. Sì. Andiamo a mangiarci questo. Che partita è? Non ha senso sta roba. Ok. 4. Ok, riportiamo la donna da sta parte. Che non ho qualcosa di furbo, vero qua? No. Donna di 4. Ok, come siamo? Due pedoni per l'alfiere. Gestibile. Donna C5, questa la perdo per il tempo. Sicuro. Donna F8. Ok, grazie. Volevo proprio cercare del controgioco con sti pedoni. Ok, scacco qua, lo faccio per non morire. Scacco. Andiamo a mangiarci sto pedone che non si sa mai. E poi... scacco ancora su Red D6, sono molto contento. Non c'è della tattica, vero? Non c'è della tattica là. Ok, H6 va fatta. Va fatta assolutamente e perde un pedone. Però andava fatta. Ah, ok, non l'ha mangiato? Ma perché non l'ha mangiato? Perché non ha mangiato questo? Sembrava pericoloso quel pedone. E sarà pericoloso. Ok, ha tiltato. Olla! Partita totalmente random. Ho fatto... Sono proprio curioso, vi faccio divertire. Vediamo quanto... Quanti blunder ci sono stati in questa partita. Com'è che si fa? Previsione, analisi. Panoramica. Rullo di tamburi qua. Ci vogliono... In genere ci vogliono una decina di secondi. Saranno... Una decina di
blunder clamorosi. Non andrà. Adesso vediamo se riusciamo a vedere il grafico. Le montagne russe che fa sta partita. Perché per larghi tratti la mia posizione è stata persa. All'inizio probabilmente era vinta per me. Dopo l'apertura pensavo di avere una posizione di vantaggio abbastanza largo. Però naturalmente ho fatto un po' i cazzoni. Anche oggi. Ok, ci sono state 7 errori gravi per me, 8 errori gravi per lui, 7 errori, 5 imprecisioni, una mossa geniale, partita spettacolare, bello, bello, tutto molto bello. Ok, ci vediamo domani per un'altra partita brutta probabilmente. E per gli abbonati esce il video domani, quindi mi raccomando, abbonatevi tutti quanti e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao ragazzi!